Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione su Di Lucca. Apriamo con la pagina politica. Il bilancio di previsione 2013 sarà all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Capannori, convocato per oggi alle ore 15:15. Insieme al programma delle opere pubbliche per il triennio 2013-2015 e all'elenco annuale dei lavori pubblici per il 2013. L'Assemblea consiliare, che sarà trasmessa come sempre in diretta streaming sul nostro sito www.dilucca.it, dovrà inoltre votare il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, la verifica della quantità, della qualità e la fissazione del prezzo di cessione delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive terziarie e la determinazione dell'aliquota base, delle aliquote ridotte e delle detrazioni dell'imposta municipale propria. E spostiamoci a Monte Carlo. La pioggia incessante delle ultime settimane ha fatto ritardare l'intervento per le fognature e il rifacimento dei manti stradali in località Luciani. Lo afferma in una nota il comune, che fa sapere di aver ripreso i lavori per consentire finalmente i riallacci dei privati. Gli uffici tecnici comunicano che a partire dal mese di aprile è possibile effettuare ad Acqua S.p.A. la richiesta di allaccio. La richiesta può essere effettuata tramite call center, telefonando ai numeri 898 29 82 da telefono fisso e 199 24 03 69 da telefono mobile, o recandosi presso l'ufficio commerciale di Capannori in via Cardinale Pacini, il martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle 12 e dalle 14 alle 16 e il venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30. Per quanto concerne i manti stradali, i lavori potranno riprendere solo dopo lo sminamento dell'area degli archi di San Pietro, che non si può escludere possano riservare sorprese. E grande folla domenica pomeriggio, nonostante la pioggia, alla 21ª giornata Fai di Primavera, che prevedeva l'apertura di Palazzo Bernardini e dei sotterranei del baluardo San Colombano. In una nota, la delegata lucchese Loredana Ciabatti sottolinea come, ancora una volta, la manifestazione del FAI si è dimostrata capace di coinvolgere un numero così grande di persone interessate al nostro patrimonio storico ed artistico. Persone che si sono messe ordinatamente in coda per la visita dei sotterranei del baluardo, conclude la Ciabatti, confermando che la cultura ha grande capacità di attrazione. Per dovere di cronaca registriamo però anche una voce fuori dal coro di una telespettatrice, per nulla soddisfatta di come sarebbe stata gestita la manifestazione dal punto di vista logistico. Lo vediamo nel nostro di Reporter. Per di Reporter ecco due segnalazioni dei nostri telespettatori. Questa sera parliamo della 21ª giornata Fai di Primavera. Lunghe code e tanta delusione nei commenti arrivati alla nostra redazione. In particolare, non le manda di certo a dire una signora lucchese in visita al baluardo di San Colombano in compagnia di una coppia di amici e di due bimbe. Tanti punti neri dell'iniziativa messi in evidenza, a partire dal prezzo. Tre, infatti, le opzioni disponibili. Offerta libera, diventare di soci FAI, 66 € la tariffa famiglia e 39 quella single, oppure diventare amici dell'associazione, 10 € per adulto più un'offerta per i bimbi. Scelta questa terza opzione, diventare amici FAI, a fare da guida nella domenica culturale della comitiva due ragazze, che avrebbero dovuto illustrare il percorso, ma che, a detta della nostra telespettatrice, non erano certamente all'altezza dell'incarico. I due ciceroni improvvisati accompagnano i visitatori per qualche metro, per poi invitarli a proseguire da soli, perché il loro compito era terminato. Solo a questo punto, infatti, i cinque scoprono che essere amici FAI non era sufficiente per visitare Palazzo Bernardini. Per vedere il monumento, l'unico, in calza alla nostra amica, che forse valeva la pena di vedere, era necessario essere soci. Sotto accusa poi l'atteggiamento delle signore a tavoli della biglietteria, apparentemente scocciate per il lavoro che dovevano fare, a loro detta eccessivamente impegnativo. Lunghe code, 10 € per visitare 100 metri, mancanza di informazioni complete all'ingresso su servizi offerti, guide poco competenti e addetti ai lavori che si lamentano per l'allestimento da gestire. In definitiva, si chiede la nostra telespettatrice, una giornata all'insegna della cultura o solo una bella fregatura? Riprendono nel capoluogo i contatti con le città gemellate dopo la conferenza dei sindaci dello scorso ottobre.
Il primo atto di questa nuova collaborazione è avvenuto ieri nel segno della tradizione musicale a Palazzo Orsetti, dove sono giunti gli studenti del liceo musicale Villa Leonardo da Vinci di San Nicola. Gli studenti provenienti dal Belgio saranno ospiti fino a giovedì degli alunni del liceo musicale Passaglia di Lucca. Si tratta dell'inizio di un percorso che vedrà il prossimo anno riunirsi nella città belga alcune classi dei licei musicali delle città gemellate di tutta Europa. E passiamo allo sport. Vittoria importantissima per l'Arcantea, che ha bisogno di un supplementare per avere la meglio su Recanati. Biancorossi ha costretti a giocare l'intera ripresa senza coach Russo, espulso nell'intervallo. Vediamo. L'Arcantea vince contro Recanati grazie ad un immenso cuore. I ragazzi di Russo sono più forti dei 1000 contrattempi fisici occorsi in settimana e portano a casa due punti fondamentali in chiave playoff. Che fosse un impegno difficile lo dimostra la lunga esultanza finale, perché per avere la meglio sui marchigiani ci è voluta ogni stilla di sudore disponibile e anche un pizzico di buona sorte. Una partita spettacolare e combattutissima, terminata solo dopo un overtime, con i lucchesi infallibili nel primo quarto con ben 32 punti a tabellone e gli ospiti in grado di rientrare grazie ad un parziale di 12-0 a fine secondo. Il match è in bilico sul 43-42 per i padroni di casa, che però si vedono nell'intervallo sanzionare il secondo fallo tecnico alla panchina e si trovano costretti a giocare tutta la ripresa privi di coach Russo. Sono proprio due tiri liberi di Cantagalli a gioco fermo a dare il primo e unico vantaggio della partita per gli ospiti. La reazione dei biancorossi è veemente e ben presto il pallino del gioco torna in mano ai lucchesi, che chiudono il terzo parziale ancora avanti di 5 sul 61-56. L'inerzia è lucchese, seppure coach Cohen provi a mettere in difficoltà i locali con le sue famose difese speciali. Sono ancora i biancorossi a provare il back decisivo, che sembra giungere dopo una tripla allo scadere di Bottioni, storico in campo nonostante un infortunio al pollice della mano sinistra, ma Pierini non ci sta e con due triple negli ultimi 3 minuti riporta i suoi al 74 pari. Bottioni e Santa Rossa provano a mettere nuovamente la freccia, ma Pierini e Pierangeli rintuzzano dalla lunetta. Il tiro della vittoria di Santa Rossa termina sul ferro con un pizzico di sfortuna e la gara va al supplementare. L'overtime è di marca biancorossa, nonostante Parente sieda in panchina per aggiunto numero di falli, e la partita prende la strada lucchese, risultato finale 85-82. L'Arcantea sale così a quota 30 in sesta posizione e aspetta la SBS Castelletto per la prima di 7 finali da disputare. E prima dei saluti vi ricordo l'appuntamento di stasera alle ore 21 con Palla 2, la trasmissione condotta da Marco Baldocchi. Ospite in studio sarà Diego Banti. Grazie per essere stati con noi.